La vedova è una bella carta. Ora, siccome io in questi giorni sono stato letteralmente molto frustrato dal videogame, per in particolar modo per questa situazione qui, in cui buttare 4 spot per l'unica carta disponibile che a me mancava, mi sembra un attimino too much, no? Mi sono messo a buildare dei mazzi. Ora, non so se vi siete fatti un giro su zone in questi 2 giorni di uscita della vedova bianca, ma sicuramente avete potuto notare un mazzo del genere con Cannonball che ho preso, per chi se ne fosse perso la live di martedì l'ho preso con i token, e un mazzo del genere. Ok, con Darkhawk, Annihilus, il pacco a Junk e così via. Ma non era quello che cercavo io, ok? Quindi ho optato per un mazzo del genere. E prima di farvi vedere il mazzettino di oggi, vi ricordo che alle 18:30 saremo live, ci saranno gli OTA stasera che si prospettano interessanti. E niente, vi ringrazio in anticipo anche per il supporto, visto che siamo arrivati anche ai 1500, si sta allargando il gruppo Telegram, si sta allargando il gruppo Discord, quindi veramente, raga, grazie mille per il supporto. Buona visione. Allora, piccola premessa del mazzo: mi volevo in qualche modo divertire, ma soprattutto capire appieno Titania, ok? Perché è una carta che non utilizzo mai, e quindi in un mazzo del genere con Ravonna, in cui c'ho i Goblin scontati, c'è Morph scontato, che vi posso assicurare che mi tira fuori delle mine assurde certe volte. Non la faccio mai di turno 3, ok? Non la faccio mai di turno 3, faccio in qualche modo pescare l'avversario carte potenti. E vi dirò, in precedenza ho provato anche Galactus al posto di Alioth in qualche modo, perché non volevo Annihilus, ok? Non volevo Annihilus anche perché non volevo mettere Sentry in questo mazzo, ma con Alioth in qualche modo nel turno 6 abbiamo una doppia possibilità, ovvero se non ci abbiamo Prio ci abbiamo Cannonball, se ci abbiamo Prio ci abbiamo Alioth, e in qualche modo possiamo rompere il cazzo all'avversario. Visto che alla fine l'avversario cercherà di farci Annihilus di turno 6, ok? Visto che è pieno di junk, letteralmente, anche per vedere la hot location di questi giorni qui, no? Del Thunderbolt Tower. Quindi vi faccio vedere subito le potenzialità del mazzo. Ora, è un mazzo che ovviamente non ti permette di vincere 8 cubi, ma mi sembra letteralmente giusta questa play, anche perché avendo Profix, avendo Debris, avendo in qualche modo carte che possono bloccare i campi, vanno a rompere il cazzo all'avversario e America Chavez, va bene, complimenti. E in qualche modo non facciamo chiudere la partita, perché già letteralmente se noi abbiamo vinto una location con il Klug da parte dell'avversario e una location con il Profix, diciamo che l'avversario il turno 6 non lo gioca. Quindi intanto io butterei Ravonna qui. Ok, Ravonna è una carta che va sempre fatta al turno 2, perché ci serve per tutte le nostre carte, per i Goblin, sia per il Profix, c'è Morph che ha se sempre il suo perché giocarlo anche a 2, ok? Montagna dell'Eternità, a noi ci piace sta roba, no? Ora, tenendo in considerazione che il ragazzo potrebbe essere sicuramente un Silver Surfer, no? Che cosa andremo a fare? Noi andremo a fare una roba del genere. Olè, e olè. Ok, infatti lui si chiude. Ok, in qualche modo quando voi vedete i mazzi, no? State molto attenti. Non è neanche un Silver Surfer, tra l'altro. C'è cioè, Kitty Pryde, va bene. E in qualche modo dovete tenere presente che i Goblin vanno sfruttati al meglio. Ok, visto che non abbiamo niente come Annihilus per buttare via le nostre robe, se ovviamente rimangono nel nostro campo. Ok, quindi fate molta attenzione a questa roba. Ok, adesso noi possiamo fare robe col Profix. Possiamo fare robe col Profix e possiamo in qualche modo, siccome lui c'ha la prio, vogliamo provare il Profix qui? Ecco qua. Questa è Titania. Cioè, io Titania in questo mazzo l'adoro. Lo adoro in una maniera assurda perché ti permette di fare robe veramente molto belle. Cioè, co come questa cosa qua, raga. Cioè, questa cosa qua è letteralmente fuori di testa. Ok, ora abbiamo Cannonball per il turno 6, però c'è la stanza del pericolo. C'è la stanza del pericolo, quindi in qualche modo dobbiamo sperare in questo 25% di possibilità. Ok, oppure andiamo a tirare dritto qui, in qualche modo con Cannonball. Non sarebbe male come idea, non sarebbe per niente male come idea. Ora, o Goblin lo facciamo, sperando che rimanga. Quella Kitty Pryde, va bene. Quella Silk. Come Martir? Rimani? Rimane. Ora io in qualche modo che cosa devo fare? Devo sperare che Cannonball faccia la sua figura e che non vada a essere distrutto con il 25%. Perché qui, anche se io facessi una roba del genere, io perderei per Angela. Io perderei per Angela e non mi va di perdere per Angela. Facciamo Cannonball, speriamo. L'unica cosa è sperare nel 25%. Queste location, insomma, non sono molto belle, eh. Kitty Pryde a 10. Ok. And Shulk. Perfetto. Cannonball. E ora? E poi torniamo alla realtà, no? Il 25% ce lo becchiamo solamente noi. E lui, ovviamente, butta 3 carte e non succede nulla. Ma questi sono altri dettagli. Ok.
Adesso, Titania non lo fate mai il turno 1, raga. Non la fate mai al turno 1 perché vi incasina. Vi incasina, sempre meglio sfruttarla dopo, perché non è tutta questa... Ok, subterranea. Allora, sapete qual è la cosa brutta di subterranea? Che è esatto, cioè il ragazzo bestemmia. La cosa brutta è che in qualche modo ci va anche a rompere il cazzo con Morph. Laboratorio gamma. Laboratorio gamma è buono, eh. Allora, io vorrei fare mezzo predict. Io vorrei fare mezzo predict, tipo una roba del genere. A lui non gioco. Perfetto. Vabbè, non è importante sta roba. Si prende la roccia, ok. E in qualche modo noi qui abbiamo fatto il nostro dovere. Ok, abbiamo fatto il nostro dovere e adesso debris. Facciamo debris e via. E cerchiamo in qualche modo di cluggare l'avversario. Anche perché lui c'ha l'abrio. Ok, quindi se gioca lui, perfetto. Mister Negative. A posto così. A posto così, debris. E noi lì abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto sfruttando la Titania. Vediamo che gioca lui. White Tiger, frate. Gioca la White Tiger. Io sai che farei. Farei Hobgoblin. Farei Hobgoblin per poi fare Cannonball e vincere la partita. Cioè, capito? Gira tutto. Gira tutto in questo mazzo. Mi piace come gira. Eh sì, frate. Eh sì. Ora, io non so cosa potrebbe avere lui. Io non lo so cosa potrebbe avere lui di potente e interessante. Però diciamo che Cannonball qui... Diciamo che è la retta via. Diciamo che è la via da poter intraprendere, ok? Vediamo. E infatti si ritira. Capito? Non andiamo mai a chiudere la partita. Tranne in occasioni selvatiche. E diciamo che rompiamo il cazzo all'avversario veramente tanto. Sfruttate bene Titania. Io ve lo rinfaccerò sempre in questo video. Sfruttate bene Titania perché se non la sfruttate bene... Se non la giocate come va giocata, ok, vi può rompere il cazzo. Ora, Nebula sulla Thunderbolt Tower è una bella play, ok? Perché in qualche modo ci prendiamo il meno 2 noi il quinto turno, però lui se non gioca, perfetto, ok? Ravonna mi sta molto bene come play. Infatti la Bolla di Shuri, se riuscissimo a buttare gli Goblin, sarebbe veramente l'ideale. Che sei tu, Jeff? Cazzo. Jeff a 6 col profix settato, insomma, non sarebbe... Non sarebbe una bella roba. Ok che c'è Daredevil. E a sto punto sì, a sto punto facciamolo. E non ci abbiamo chissà quali carte da poter fare su Laboratorio di Shuri. Testata, mutante, negasonica. Bello. Allora, Morph. Abbiamo Morph, abbiamo la vedova. E a sto punto direi di fare una roba. Facciamo così e facciamo Morph. Facciamo Morph al turno 4, magari? E poi valutiamo. Titania non la farei adesso, non lo so, non mi ispira tanto Titania. Ok, perfetto, va bene. E vabbè, c'ha Jeff lui, ok? Lui c'ha Jeff e non serve assolutissimamente a nulla in questa cosa. Lady D. Beh, già che mi ha fatto The Wood, frate, io mi devo aspettare Nairus, dai. Devo aspettare Nairus, noi per chiuderci ce l'abbiamo la roba per chiuderci, cioè abbiamo Titania e Debris. Ok. E il problema è che Debris, se la facessimo Mo, ci prenderemmo il meno 2 della roccia, gli daremmo il meno 2 alla sua roccia e con Nairus ci butterà roba dentro, allucinante. Ok. Vediamo intanto dove sposta Jeff, ma non credo che lo sposti attualmente, perché potremmo fare letteralmente tante belle cose. Invece lo sposta. Che giochi? Demone, giochi Iceman e giochi Yondu. Cazzo. E a sto punto io direi di fare una roba del genere. A sto punto direi di fare una roba del genere. Lui a quanto ammonta qui? Ammonta a 5, ammonta a 7. Ok. E noi chiudiamo con... Alioth. Noi chiudiamo con Alioth, lui con Yondu distrugge Goblin. Io non credo che... sapete che non so se Iceman gli dà un 7, ma non credo. Non credo a sta roba. Boh, proviamo così. Ok, perfetto. Ok. Ok, non gliela dà. Perfetto, perfetto così. Perfetto così. Ora il Green Goblin se ne va. Dovremmo andare a sfruttare in qualche modo Alioth per essere. Ora io lo sfrutterei.
Così intanto vediamo anche la sua funzione all'interno del mazzo, no? E lui si ritira, capito? Capito, raga? Cioè, capito che può fare sto mazzo? Cioè, boh, è follia. Letteralmente follia. Attualmente è un bel mazzo da utilizzare. Ovviamente soffre tanto di location. Perché soffre tanto di location? Se noi non riuscissimo a chiudere i campi con il Profix, con Cannonball, diciamo che va tutto a puttane. Che ne so, vi faccio un esempio. Trono spaziale per noi ottimo. Ci abbiamo i Goblin, ci abbiamo la White Widow già al turno 2. Possiamo già cluggare. Barone di sinistro, ottima location. Camartage per la White Widow, ottima, ok? Però, ovviamente, noi soffriamo che cosa? Soffriamo Sanctum Sanctorum, soffriamo il Destroy, esatto, soffriamo veramente tanto il Destroy. E Daredevil. Cittadella dello Slout. Ah, sapete, se voi fate la White Widow sulla Cittadella dello Slout, non so se sapete sta roba, ma diventa un cazzo di meno 8 e non meno 4, ok? Ma sempre con la sua funzione che poi, se riempita nel campo, il Kiss ovviamente diventa 0. Possiamo tentare di fare robe con la White, eh? Possiamo tentare di fare robe con la White, ma io farei Green Goblin attualmente. Farei Green Goblin, già lui si è distrutto Deadpool, e se lo distrugge ancora, no, Wolverine, va bene. Cazzo, si poteva provare Titania con la White Widow, sai? Si poteva provare la Titania con la White Widow. Ora, la prio ce l'ha lui, sperando che lui faccia robe interessanti. Io potrei fare benissimo Ravonna into White Widow. Ma sai che farei Ravonna qui e la White qui? Tanto la prio ce l'ha lui, penso che va a distruggere. Esatto. Esatto. Esatto, esatto, esatto. Ok, che la White sarebbe stata top a giocarla sulla Cittadella Slout in qualche modo. Però noi peschiamo due carte, raga. Noi ci serve pescare carte. E comunque noi Ravonna ce l'abbiamo. E il professor X ha un destroy. Fa letteralmente male. Fa letteralmente male. Possiamo sfruttare Titania. Possiamo sfruttare Morph. Morph può prendere nulla, può prendere Death. Lui c'ha 5 carte in mano. Quindi intanto con Daredevil vediamo cosa fa. E poi valutiamo il da farsi. Lui gioca Nico Minoru che dà un più 2 a chi? A Deadpool e a Hulkbuster. Ok. Potremmo vincere già. Potremmo vincere in qualche modo facendo Profix. Qui. Facendo Profix, facendo Nebula, ma Nebula non ci interessa per il momento. Facendo Morph. E anzi, facendo Titania, facendo Morph. Vai. E lui si ritira. Capito? In questo caso anche Ravonna è stata essenziale, perché Ravonna è una carta veramente essenziale per questo mazzo. Se non c'è Ravonna, raga, non potete giocare a sto mazzo, perché vi permette di fare delle giocate veramente top e giocare Titania in qualche modo, sia con il Profix o sia con qualsiasi altra carta dei Goblin, oppure in questo caso di Morph, in combo. Ok, e con Daredevil al quinto turno ci permette in qualche modo di cluggare una location, almeno, minimo. Ok, andiamo con l'altro. Andiamo con l'altro. Mi abbevero intanto. Thunderbolts Tower. Ok. Io non so che cosa ne pensate di questa location. Però, boh, raga, non lo so. Se non si svegliano a dare degli OTA, delle patch o qualcosa, anche le location la vedo molto dura. Questo è un vivente, fratello. Questo è letteralmente un vivente con Howard the Duck. E ti posso dire che già la White sulla Thunderbolts a me ispira, e non poco. Esatto. Esatto. Mo. E in qualche modo lui andrà a giocare tutte le sue robe in una location. Io ti direi intanto, buttagli un Green Goblin qui. Ma buttaglielo proprio. Potrebbe avere anche Cosmo sto ragazzo. Invece non è un vivente. C'è Nightcrawler. Bello armor lì, eh. Molto bello armor lì. Molto bello armor lì. E Nightcrawler penso che lo sposti da lì, perché lui si prende letteralmente un meno e qualcosa. Colosso? Non so che Colosso quasi quasi lo sfrutterei. Però boh, per il momento farei solamente debris, sai? Farei solamente debris, anche perché ci permette di fare roba. Ci permette di fare roba, ma forse lo farei qui debris. Perché qui non mi serve a nulla che lui si clughi. Ok, perché c'è Nightcrawler, lo può spostare. Invece facendo sta roba, in qualche modo... Rollad. Profix. Ok, non ci abbiamo Jeff in questo in questo mazzo. Lui snappa. Perché lui snappa? Che andrà a fare il Profix qui? Se andrà a fare il Profix qui, un attimo che ce l'ha fatta la play.
Però si potrebbe fare Cannonball adesso, forse. In qualche modo lo includiamo se lui non gioca al centro. Sai che tenterei sta roba? La miss, frate. Ok. 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 Ora, qui lui ha perso. Perché lui qui ha perso. Il problema è come vinciamo noi qui. Cominciamo. Dovremmo sfruttare Morph. Dovremmo sfruttare Ravonna e basta. Letteralmente basta. E tentiamo. Vediamo che cosa ci permette di fare Morph. Devildino. No, Profix no, fratello. Profix è distruttivo. Peccato. Vabbè, raga, fatemi sapere cosa ne pensate del mazzettino e ci vediamo pomeriggio in live. Dai.